Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, bentornati a questa edizione della rubrica de La domanda fondamentale. C'è un problema. Mm-mm. Sì. E c'è una sola soluzione. Sono d'accordo. Sei pronto? Sì. Fusione! Benvenuti a questa edizione della clinica fondamentale, o se preferite della domanda clinica. Allora, vi abbiamo lasciati l'ultima volta con i modelli tolti dagli sprue, ben puliti e incollati, e abbiamo buttato lì un concetto di un fondo. Esatto, cos'è? Tipo cliffhanger, l'avevano lasciata lì sospesa nell'aria. Cos'è il fondo di colore? Allora, in pratica non è il fondo della boccetta, innanzitutto. Esatto. Quando parliamo di fondo di colore, dicesi fondo di colore, che cosa? Fantozzi, proprio. Allora, in pratica, per poter dipingere i vostri modelli è necessario prima applicare sulla miniatura un, appunto, fondo di colore. Molto consigliato. Sì. Che tendenzialmente... Detto anche primer. Esattamente, esattamente. A cosa serve? Il fondo di colore che applicate alle miniature serve per permettere ai colori che applicate in seguito di aggrappare bene alla superficie della miniatura. Mm-hmm. Senza questo primer, il colore scorrerebbe via senza depositarsi, dando un risultato orribile. Sicuramente sì. Per carità, c'è anche chi dipinge senza primer, tipo David Soper. Però è David Soper che è lì nell'Olimpo. C'è anche gente che dipinge frutta con guscio e... Anche questo è vero. Tappi di sughero, però... Anche questo è vero. Questo è il fondo. Tendenzialmente il primer da applicare alle miniature è un colore neutro. Quindi tendenzialmente è bianco, nero o grigio. O grigio anche. Perché allora ogni tanto vediamo miniature rosse, gialle, blu, metalliche, oro, eccetera, eccetera, prima di cominciare la pittura? Sono primer anche quelli? No. Allora, per esempio, sia la Citadel, quindi la Games Workshop, che la Army Painter, se non mi ricordo male, hanno creato una gamma di spray colorati che non sono dei primer, ma sono dei fondi di colore. Quindi, qual è la differenza fra primer e colore base, diciamo così? In pratica, il fondo è, come detto prima, quello che permette al colore di fare presa sulla miniatura. Aggrappante, potremmo dire. Esattamente. Tradotto in italiano, primer è aggrappante, in pratica, quindi sì. Il colore di base, invece, non è altro che il colore disponibile in boccetta, in tubetto, singolarmente, strutturato però a bomboletta. Quindi l'effetto finale è lo stesso. E come per un colore in boccetta serve un fondo sotto, anche per un colore di base in bomboletta serve un fondo sotto. Quindi, se ho capito, tu mi stai dicendo che se trovassi e volessi dipingere, che ne so, i miei Stormgast tutti dorati, sì, comunque volendo usare lo spray dorato, prima dovrei dargli un fondo bianco, sì, un fondo nero, poi lo spray dorato e poi potrei passare alla pittura. Esattamente. Ok. Aspettando tra l'altro tra uno e l'altro il fatto che si asciughi. Esattamente. E il fatto che si asciughi può essere determinato anche dalle condizioni climatiche, quindi, sì, dall'umidità dell'aria, dal caldo, dal freddo, quindi attenzione, controllate sempre che siano belli asciutti i modelli prima di andare a dipingervi sopra, ecco, altrimenti è che li pasticcia. Su questo, tra l'altro, mi dai il là per collegarmi a un altro argomento di cui... A caso. Che riguarda comunque il primer. Le condizioni atmosferiche in cui usare il primer. Perché, mm-hmm, spesso vengono fuori degli scherzi poco piacevoli. Molto poco piacevoli. Alle volte le cose interessanti. Anche però. Cose interessanti, esatto. Diciamo che tendenzialmente è utile utilizzare i colori in bomboletta, che siano primer, che siano fondo di, che siano colore di base, in condizioni atmosferiche, diciamo, neutre, quindi con una temperatura di poca umidità. Esatto, soprattutto di poca umidità e non di caldo eccessivo, perché potrebbe capitare magari che il colore si secchi prima di raggiungere la miniatura, dando alla miniatura stessa un aspetto orribile di porosità, tipo squame, grumi, eccetera eccetera. Esatto. Tanto ci sono pittori degni di questo nome, di cui io non mi posso fregiare, che addirittura sprayano i modelli per l'inverno d'estate, cioè quello che dipingeranno d'inverno, sì, cominciano, sì, a sprayarlo, sì, d'estate, perché di solito le condizioni climatiche, sprayando all'aperto ovviamente, perché questi non abbiamo, sì, detto, sì, esatto, questi spray andrebbero usati in locali areati o ancora meglio all'aperto. Infatti, per evitare intossicazioni. Se non ricordo male, c'era una vecchia fiaba che era la cicala, la formica e il pittore, no? Esatto. Che differenza che c'è fra di loro. Tornando a noi, abbiamo finalmente la miniatura con un aggrappante, un primer, sì, direttamente su cui andare a dipingere, o eventualmente a cui abbiamo usato sempre tramite spray. E vi ricordo che questi spray non sono quelli che trovate in esatto, spray per carrozzeria, non che trovate, fate la boiata di prendere uno spray molti, per ferramenta. Esatto, in ferramenta molti hanno fatto questo, ho visto la bomboletta spray, ho detto bella, prendo quella ferramenta. No, esatto. Perché no? Perché non sono colori formulati per il modellismo, sono fatti per la carrozzeria delle auto, tendenzialmente. Quindi, esatto. Poi attenzione, perché l'altra volta abbiamo detto noi usiamo la colla per attaccare le miniature, sappiamo che la gente usa la fiamma ossidrica. Esatto. E quindi magari potrebbe mischiare le due cose. Sì. Ciao papà di Ale.
dobbiamo imbracciare lo strumento principe della pittura dei modellini. Esattamente. Il rullo. Perfetto, sì. Sì, se vuoi dipingere velocemente, tante cose. Esatto, cioè, quando da dipingere in serie i modelli, esatto, rullo, non è che... O magari un pennello. Sì, forse. Un grande pennello, un pennello grande, visto per citare. Esatto, sì. Noi stiamo cominciando il nostro hobby, vediamo questo marasma di pennelli di varie marche. Varie dimensioni. Dobbiamo citare qualcuno a caso, i Games Workshop, ci sono i Winsor & Newton, sì, ci sono gli Italeri, ci sono i Da Vinci. Ce ne sono un sacco. Un sacco. A qualcuno ci dice che ci sono i sintetici, ci sono quelli in pelo naturale, pelo di chi o di che cosa non si sa, quindi anche di mistero, eccetera eccetera, però cerchiamo di capire un attimino. Allora, io sto cominciando, sono un neofita del hobby, mi trovo davanti uno dei pennelli, possiamo dire per la maggior parte degli hobbisti iconici, che è il Winsor & Newton serie 7. È un bel pennello perché? Allora, è un ottimo pennello perché le setole utilizzate sono in martora Kolinsky, che permettono di trattenere una quantità mostruosa di colore e non perderanno mai la punta, a meno che non lo usiate per stendere la colla. In tal caso, lo meritate. Eviterei anche di usarlo per il dry brush, ad esempio. Esattamente. Per le tecniche base, insomma. Diciamo però che per un esordiente totale che approccia per la prima volta al mondo del modellismo, sconsiglierei non questo consiglio pennello. Il Winsor & Newton, così come non consiglio i Da Vinci, che per quanto siano ottimi, sono comunque parecchio costosi. Potremmo dire che la nostra mano da neofiti ancora potrebbe non essere pronta a quei pennelli, e quindi andremmo a rovinare un pennello costoso senza avere poi la resa che questo potrebbe darci. Quindi è come se fossimo neopatentati e andassimo a prendere una Ferrari, esatto, di quell'ultimo modello, e andassimo a schiantarci contro un muro. Quindi prima dobbiamo imparare un attimino a usare lo strumento, in questo caso, per poi ovviamente trarne il meglio, eccetera eccetera. Esattamente. Poi quali sono meglio, quelli in pelo di martora piuttosto che quelli sintetici? Va molto a gusti, da un lato, credo, anche se ovviamente i pittori esperti solitamente tendono a preferire quelli in pelo di martora, ma non per tutte le tecniche, per esempio. Esatto. Allora, tenete a conto una cosa, che quello che stiamo dicendo in questi video è semplicemente la nostra opinione personale. Lo dico legge, perché... Legge, questo... Anche perché già abbiamo... No? Io sono la legge, dice la Dredd. No? Esatto, no? Ma perché poi anche ci sono diffamazioni, no, allora, è un'altra cosa quello. Comunque... diciamo che è preferibile usare, dove possibile, pennelli con setole naturali, quindi in martora o in zibellino o simili. Ma se io ho cominciato ieri, me ne frego, prendo quelli che costano di meno, intanto che imparo. Ni, nel senso. Perché ni? Ni perché comunque prendere un pennello in cartoleria, per esempio, magari... Se stessi dicendo in cartone. Ecco perché Colombia... Vabbè. Può essere sì economico, ma il pennello da cartoleria non è, ancora una volta, ideato per il modellismo. I pennelli da modellismo, comunque da belle arti, sono creati apposta per avere le setole, il serbatoio del colore, in modo tale che contengano il colore giusto, che la punta non venga distrutta dopo due volte che lo si utilizza. Per questo motivo, appunto, io consiglio, dove possibile, anche i pennelli della Citadel, per quanto la gente su Facebook, su internet, dica di tutto. Sono gusti. Esatto, io li consiglio, soprattutto per un principiante. In particolare la nuova gamma, che è nata con l'introduzione della nuova gamma di colori. Soprattutto perché, almeno all'inizio, aiutano tantissimo a distinguere quale pennello devo usare per quella determinata tecnica. Esatto, hanno proprio il nome sopra della tecnica, quindi voglio fare dry brush piuttosto che usarlo per fare quei colori layer, piuttosto che ho tutto. Esattamente. Quanto. I pennelli per stendere le basi, per esempio, hanno una setola molto ampia e resistente, di modo tale che possa usarlo anche un po' più brutalmente e comunque mi permette di stendere una base di colore omogenea e liscia. I pennelli per i layer, quindi per le lumeggiature, per il blending, per il wet blending, per tutto il resto, in pratica il pennello standard, diciamo, che si può usare, è fatto in modo tale da avere la punta abbastanza, il serbatoio abbastanza capiente e una punta abbastanza fine, così da lavorare sia di velature che in punta di pennello per i dettagli più piccoli. I pennelli da dry brush sono sintetici, resistenti e fatti apposta per essere brutalizzati, quindi per fare il lavoro di ignoranza di dry brush sulla pelliccia. C'era una spogliarellista che mi diceva che i pennelli hanno misure diverse, è vero? Sì, allora, per quanto riguarda la gamma Citadel, appunto, ogni gamma di pennelli ha una sua dimensione, quindi per esempio per i pennelli base, quindi per esempio quelli di base, c'è lo small, c'è il medium, c'è il large, c'è l'extra large. Ne parlava anche lei, poi chissà come mai sei un'esperta di pennelli, una spogliarellista, ma... Magari a lobby anche lei, magari è una modellista galattica anche lei. Chi lo sa, magari. Oppure diciamo che andando in un negozio di belle arti trovate pennelli
denominati in modo standard, quindi a partire dal 000 a salire fino a dimensioni ragguardevoli. Ok, abbiamo un'idea adesso di come muoverci tra i pennelli. A un certo punto, quale sia il pennello che brandirete per cominciare, quali sono le cose, al di là delle tecniche che andrò ad apprendere, quindi tramite amici, tramite i tutorial online che fa gente che conosciamo, tipo qui sulla Guida Galattica, o se preferite altri, che quelli di Duncan su Rammer TV, per esempio. Chi è? Duncan. Chi io? Duncan è uno nuovo? Ha cominciato da poco? Ma è bravo? Non lo so. Sì, dai, non è... Se la cava bene. Se la cavicchia. Quale che sia il pennello che sceglierete di brandire per cominciare, ci sono comunque, al di là delle tecniche che andrete a utilizzare, che sia il dry brush, piuttosto che tutte quelle che ha già elencato il buon Doc Nico, ci sono comunque delle regole che valgono per tutti. Cioè, quando intingi il pennello nel colore, non devi arrivare uno alla ghiera metallica. Prima di intingere il pennello nella boccetta, andrebbe preso il colore, estratto dalla boccetta e diluito. Quindi attenzione quando intingete il pennello che la parte del colore stia sulle setole, ovviamente, ma non arrivi alla parte metallica. Perché? Perché se il colore passa la ghiera metallica, va a infilarsi nella parte di stabilità, diciamo così, delle setole. In pratica va a rovinare irrimediabilmente. Le setole fanno. Esattamente. Tramite questo supporto audiovisivo. Esatto. E il pennello a quel punto, non dico che sia da buttare, ma possiamo utilizzarlo eventualmente solo per altre tecniche o elementi scenici. Esatto, per esempio per applicare la colla vinilica alle basette, per mettere la sabbia. Quindi i pennelli da buttare li possiamo utilizzare per mettere la colla, per prendere il colore dalle boccette. Per prendere il colore dalle boccette. Perché ovviamente a seconda del tipo di boccette, ad esempio, abbiamo detto anche qui, vogliamo fare qualche nome di qualche azienda che produce colori oltre la Games Workshop, tipo la Vallejo. Esatto, c'è l'Andrea, c'è la Scale Colors, c'è la P3, ce ne sono una marea, l'Army Painter che mi hai già citato prima, esatto. Quindi alcuni hanno le boccette da cui devo cavare fuori il colore, altri hanno il copo delle boccette che invece possono essere squinciate, come si dice in linguaggio tecnico, quindi quello che mi serve, eccetera, eccetera. Esattamente. Anche qui, poi, dove lo metto il colore? Lo tengo in mano? Lo appoggio sul tavolo? Direttamente sulla miniatura, sul dito, e poi se lo infila nel naso, credo anche. Sappiamo che fa così. Okay. E tanto fa un gioco bellissimo, infila il colore e esce dall'altro lato. Beh, quello è... un virtuosismo così. Dicevo, dove lo metto? Quindi la paletta, la tavolozza dei colori. C'è chi usa una piastrella, c'è chi usa roba un piatto, c'è chi usa del cartone, c'è chi usa della la carta. Palette. O esistono anche le wet palette, per esempio. Però, se volete sapere più sulle wet palette, ce lo dovete chiedere nei commenti qui sotto. Dicevamo, a un certo punto, quindi, ho il colore, è importante la diluizione del colore. Se ti stai chiedendo se il tuo colore è sufficientemente diluito, no, diluiscilo un po' di più. Col tempo capirete qual è la consistenza. Ai miei tempi dicevano la consistenza del latte, non ho mai capito, anche col latte a fianco. Si usa ancora a dire così. Tendenzialmente, mano a mano facendo prove, ovviamente il colore puro, denso, non va bene perché tende a fare grumi sulla miniatura, rimangono molto in vista i segni delle pennellate. Esatto. Quindi è meglio un colore diluito, quindi più passate con un colore molto diluito che quindi lascia, tra virgolette, meno colore sulla miniatura, esatto, piuttosto che un colore molto più denso che sembra che lo stiamo catturando, ma non stiamo dipingendo un muro purtroppo. Esatto. E quindi no. Allora, primer abbiamo parlato, pennelli abbiamo parlato, colore abbiamo parlato, cos'altro possiamo dire? Dire buona pittura. Direi di sì. Alla prossima, ciao! Ciao! E vi ricordiamo ovviamente di mettere il like a questo video, al nostro canale, di iscrivervi, campanellina, e di andare a cercarci direttamente su Instagram piuttosto che Facebook, piuttosto che qui su YouTube. Ciao, a presto! Forse c'è anche un altro consiglio da dare, magari. Forse? Aprire la boccetta prima. Se mai Colombino è un fan della pittura boccetta, della pittura wireless. Tirando la boccetta. Cose nuove, cioè, gli Artificer. Non quelli perché costano un rene. E che sono però... il pelo di Marco. Esatto, sì. Anche forse il pelo di Colombino, che è pregiatissimo. Che brutta cosa. Se tanto sei anche distinta al torneo. Esatto, sì, miglior bene. Armata dipinta da Colombino, categoria a parte. Esatto. Proprio. Mi è piaciuto un sacco questo. Questa è bellissima. Ti è uscita così, ma è stata bellissima. Mi ero davvero da Colombia, l'unica. Quindi non poteva che vincerla lui. Però se le faceva avere in competizione, sì. Poteva arrivare secondo. Era sua una ricommissione. Molto benissimo.